Signori, oggi si va in trasferta. Ragazzi, ci siamo? Una pregunta, dove sta la scuola di football dell'Udinese? Come sapete, sto raccontando le storie degli italiani che sono qui in Colombia. E questa volta sono arrivato fino a Barranquilla. Angelo, com'è? Tutto a posto? Lui è Angelo, un imprenditore di 45 anni. In Italia ha fatto di tutto, dall'essere un geometra ad avere un negozio di profumi, dall'essere un agente immobiliare ad entrare nel campo delle costruzioni, fino al suo arrivo in Colombia, che lui stesso ci racconta come ci è arrivato. Allora, io arrivai la prima volta per vacazione. Era il 2007-2008, arrivai in vacanza all'isola di San Andrés, un viaggio stressante. Quando arrivai di notte, tutto zozzo, tutto strano per me, no? Veniva la prima volta che veniva in Sud America e vedevo tutte le cose strane partendo da Roma, no? Parlai con il mio amico che mi aspettava lì, un ragazzo italiano, gli dissi: guarda, io domani mattina me ne vado. L'unica cosa che avevo sentito di Colombia era Cartagena, okay. E dico: ma domani mattina me ne vado a Cartagena. Poi mi svegliai la mattina, aprì la finestra, 7 colori di mare differenti, mi innamorai subito, fu amore a prima vista e rimasi 3 mesi. Poi tornai in Italia e dopo 7 mesi feci la valigia definitiva e mi trasferì a San Andrés. Okay. Ho vissuto a San Andrés più o meno 2 anni. Forse qualcosina di più, e poi ritornai in Italia, montai dei negozi in Italia, zone centrali di Roma, in Fontana di Trevi, okay. E al Pantheon, montai questi negozi commerciali, ti rilasciai all'impresa familiare e tornai in Colombia, però già con un'idea differente che era quella del calcio. Esatto ragazzi, l'idea del calcio, perché come avete potuto vedere eravamo proprio su un campo da calcio. E come si è potuto notare, all'inizio di questo video c'era lo stemma dell'Udinese. Ma con calma ci arriviamo. Tornai in Colombia nel 2013 con l'idea di cercare, di trovare il giocatore crack, il giocatore fenomeno, e lavorarlo in Colombia, cioè levargli quelle abitudini sbagliate, no? Perciò il mangiare male, il non fare una vita professionale, quello che era la caratteristica del giocatore colombiano, e promozionarlo col calcio del mondo, cioè fuori da Colombia. Era un'idea pazza, però l'ho voluta, l'ho cercata, l'ho cavalcata al massimo e grazie a Dio ci ha dato dei risultati importanti. Dovete sapere che Angelo, prima di trasferirsi definitivamente qui in Colombia nel 2013, è diventato un agente FIFA ed ha scelto questo paese per 2 motivi. Il primo, stava notando che dalla Colombia stavano uscendo giovani talenti come Cuadrado, Zuniga, Zapata e Muriel, che giocavano anche nella nostra Serie A italiana. E soprattutto perché in Italia c'era una forte concorrenza, anche sui ragazzini di tenera età. E soprattutto vedeva che le famiglie di questi ragazzini guardavano il calcio solo come una fonte di guadagno. Noi in 5 anni di attività sportiva abbiamo messo nel calcio più di 32 giocatori e oggi il lavoro che stiamo facendo oggi è accompagnarli. Ci sono già giocatori che sono professionali, che giocano in prima divisione, in seconda divisione, che già sono stati comprati da squadre europee. Abbiamo venduto 3 giocatori al Wolford in Inghilterra, Juan Camillo Becerra e Ober Almansa e Jaime Alvarado, che è venuto da poco in prestito qui in Spagna. Anche lui stava a Barcellona e giocava una seconda divisione del Barcellona. Questi sono i giocatori più avanzati d'età che noi abbiamo, che hanno 23 anni. Avete cresciuti voi dal 2015? Sì, sì, 2014-2015. 2014, 2015. Tu mi stai raccontando che avete fatto una grande cosa qua in Colombia. Sì. Ed eccoci qua, finalmente la spiegazione di come Angelo è arrivato a lavorare con l'Udinese. Che cos'è che ha chiamato l'attenzione? Praticamente il primo anno abbiamo costruito il primo gruppo elite dopo più o meno 3-4 mesi di scout a livello nazionale e l'abbiamo messo a giocare. Qui c'è un pochino la particolarità che non c'è in Italia, che qui tu puoi, in una scuola di football, la puoi iscrivere in un torneo
e puoi giocare contro le grandi del paese. Perché in Italia non lo puoi fare? No. Praticamente, se vuoi aprire una scuola calcio in Italia e metterla a giocare un torneo nazionale, categoria allievi, contro le big, tipo Juventus, Roma, Milan, Inter, non lo puoi fare. Mentre qui in Colombia, sì. Perciò noi formiamo questa squadra, che era proprio la categoria allievi nazionali. Sarebbero che età la categoria allievi? 17. Ok. 17, li mettiamo a giocare a livello nazionale e cominciamo a vincere. E cominciamo a eliminare i grandi blasonati del paese. Squadre importanti, squadre professionali importanti. Vincendo la finale qui in Barranquilla, nello stadio metropolitano, sempre contro una squadra professionale, professionistica, che è il Barranquilla Football Club. Quindi questo ci ha portato tanta felicità a noi, ma ci ha portato praticamente a farci conoscere sia a livello nazionale e a livello internazionale. A livello internazionale come? Vinciamo questo torneo nazionale. Nel primo momento noi siamo venuti in Colombia con il Parma, abbiamo avuto l'appoggio del presidente Girardi e venimmo in Colombia rappresentando il Parma, il Parma di Faustino Asprilla. Scusa se ti interrompo, quindi appoggiandovi il Parma è come se vi ha finanziato o vi siete autofinanziati? No, il finanziamento era proprio quello che faceva il Parma, ci mandava degli allenatori per capacitare i nostri allenatori e ci appoggiava sotto il punto di vista logistico, okay. Ci dava uno stile di gioco, però diciamo che poi tutta la parte finanziaria è stato un lavoro portato avanti da noi. Okay. Quando noi campioni di Colombia, il Parma fracassa economicamente. Okay. E perciò ci ritroviamo in una situazione scomoda. In Colombia arrivava la notizia del Parma che aveva fallito, no? E andammo a giocare un torneo in Cali che si chiama il Torneo della America. Lì con questa squadra facemmo un torneo veramente importante, facendo dei risultati spettacolari, e c'era praticamente l'uomo di fiducia del dottor Gino Pozzo, proprietario dell'Udinese. In quel momento era Udinese, Wolford e Granada. Udinese in Italia, Granada in Spagna e Wolford in Inghilterra. Ci fece complimenti e ci disse: ci avete l'uniforme del Parma, già il Parma non c'è, vi interesserebbe. In quel momento un giocatore nostro, Jaime Alvarado, viene preso di mira da anche altre squadre, dalla Roma e dalla Juventus. Perciò c'è la Roma, la Juve e l'Udinese che stanno interessati a sto giocatore e al lavoro che noi facciamo. Alla settimana di terminare il torneo mi chiama il dottor Gino Pozzo e ci invita ad andare in Europa, in Italia o a Londra, per riunirci e poter conversare con la possibilità di fare un'alleanza insieme. Andiamo in Italia, il giocatore prende invito per andarsi a provare dalla Juve, dalla Roma e dall'Udinese. Andiamo in tutte e tre le squadre, portiamo il giocatore, ci riuniamo con tutte e tre le squadre, tutte e tre le squadre interessate nell'Accademia, però per ovvi motivi decidiamo di iniziare un percorso con l'Udinese, perché sicuramente in Italia e in Europa ha dimostrato sempre di saper come comprare e sviluppare, formare i giocatori colombiani. Dopo il rapporto con l'Udinese, che continua tuttora, Angelo decide di aprire la sua agenzia di rappresentazione, chiamata The Special One, che praticamente tratta di rappresentare solo i ragazzi che fanno parte dell'Accademia, così da conoscerne vita, morte e miracoli, e soprattutto poterli consigliare una volta usciti. Ricordo inoltre che tutti i ragazzi scelti gli viene offerto vitto, alloggio e un'assicurazione medica. Perciò trovo i giovani con proiezione, li formo con un corpo tecnico italiano, con tutta una metodologia italiana, e quando già hanno un talento spiccato gli diamo visibilità, li facciamo vedere a tutto il mondo. Oggi è possibile far vedere il giocatore a tutto il mondo. E poi lo rappresentiamo, perciò rappresentiamo un giocatore che noi conosciamo. Da ricordare che per tutto questo è stato fatto un investimento iniziale. E quando mi è stata detta la cifra, questa è stata la mia reazione. Dopo avermi confessato la cifra, che non verrà dichiarata per volere di Angelo, ma davvero è stata una cifra importante, continuiamo a parlare del suo lavoro, dove mi spiega che viaggia un sacco. E quando lui non c'è, ci sono i collaboratori che lo rappresentano. E allora io gli chiedo se ha fiducia in loro e soprattutto se non ha mai avuto un inconveniente. No, veramente no. Le persone che ci abbiamo vicino sono persone per bene, sono ragazzi giovani che ci hanno voglia di imparare. Se ci ho avuto problemi, problemi con impiegati ce li ho avuti in San Andrés, con delle signore che mi aiutavano a casa, che mi hanno rubato. E poco fa con una segretaria, infatti abbiamo messo la camera,
okay. perché si rubava dei soldi, però collaboratori che lavorano con me, no, sinceramente okay. non ci ho mai avuto questo problema. Come ben sapete, ero a Barranquilla e quindi chiedo ad Angelo perché proprio ha scelto questa città. Quando io mi interesso della Colombia, la persona che mi inizia a parlare proprio del calcio colombiano è precisamente il mio avvocato, che diventa poi un mio amico fraterno e che per motivi suoi dalla Colombia è venuto via, è venuto in Italia. Perciò ha passato tanto tempo con me in Italia e quando stavamo in Italia voleva vedere le partite del Junior. Perciò poi lì ho iniziato un pochino a conoscere questi giocatori colombiani e notavo praticamente che i giocatori colombiani, quelli che facevano più notizia sotto il punto di vista del talento, nella parte d'attacco, diciamo, no? Perché poi alla fine il giocatore che richiama più l'attenzione è quello che fa il gol, l'attaccante. Perciò c'era Muriel, c'era Carlo Bacca, c'era Teofilo Gutierrez, c'era Falcao, tutti i giocatori che venivano da questa tutto parte de Colombia. L'idea è stata inizialmente proprio la costa. Poi ho conosciuto un po' il calcio colombiano in generale e mi sono reso conto che la costa era quella zona di Colombia dove c'era tanto talento e poca organizzazione. Perciò sono venuto a fare l'organizzazione, okay. cosa che magari a Medellín c'è tanto talento ma è tutto organizzato. L'altro motivo è lo stadio metropolitano, lo stadio della selezione Colombia, uno stadio importante. Perciò diciamo che queste caratteristiche fondamentali del calcio erano per me importanti nella scelta. L'altra cosa è avere il mare vicino. Okay. Cioè per me, anche se non vado quasi mai al mare, però solo senti l'odore del mare, so che lo sento sulla pelle, so che ti fa stare meglio, sì, magari. Sì. Che differenza c'è tra i giocatori colombiani e quelli italiani, se hai avuto esperienza in Italia o se mi puoi raccontare qualcosa? Allora, come sogno e come vedere il calcio per poter cambiare la vita, uguale. Okay. Cioè l'italiano vede il calcio come un divertimento, sì, ma anche come una forma per poter cambiare la vita sotto il punto di vista economico, così come succede in Colombia. Non hai cambiamento lì, neanche nella famiglia. Cioè la famiglia qui viene e appoggia il giocatore perché spera che domani il giocatore possa essere un giocatore importante e aiutare la famiglia a mantenere. In Italia, vuoi che se ne dica, è uguale, non cambia niente. Dovete sapere inoltre che l'Accademia dell'Udinese accetta qualsiasi tipo di ragazzo, anche con meno talento. Chiaramente il ragazzo con meno talento e che vuole crescere con il metodo Udinese deve pagare una quota. Quindi io gli chiedo ad Angelo se i genitori dei ragazzi sono puntuali nei pagamenti. Questa è proprio la cultura forse proprio di questa parte di Colombia. Cali, Medellín, secondo me è più facile riuscire a interagire con la parte economica, con le famiglie. Qui loro, non lo so, magari arrivano con una macchina di 250 milioni di peso se hanno 3 mesi di attraso nel pagamento, o arriva dicembre se ne vanno in vacanza e non pagano, o arriva la settimana santa se ne vanno in vacanza e non pagano, cioè hanno un po' sta, non gli danno importanza. E quindi in questo caso voi che fate? Aspettate? Sì, già, ma non è solo la scuola calcio, è il collegio, è l'università, è tutto quello che c'ha un pagamento mensuale. La cultura qua della zona è questa. Parli della costa sempre? Sì, della costa. Ormai è raggiunta quasi la fine della nostra chiacchierata e come sempre gli faccio la classica domanda finale ad Angelo. Che consigli potrebbe dare lui a qualcuno che vuole venire a investire qua in Colombia? Allora, per un lato lo sconsiglio, ti spiego perché. Perché già dopo tanti anni e a oggi ti dico, sono felicissimo del progetto, sono felicissimo dei risultati, però se metto sul piatto della bilancia quello che mi è costato in termini affettivi, mi è costato tanto. Cioè io sono tanti anni che non faccio un Natale a casa con mia mamma, con i miei fratelli, con i miei amici, e questo a oggi mi sta pesando tanto. Perciò il consiglio, ti dico la verità, più che la parte economica è capire se c'è la voglia di radicarsi in Colombia. E io quando sono venuto col progetto calcio pensavo che era un progetto che in 4 anni mi dava il risultato, in 4 anni
tornavo di là. Ne sono passati 7 e ancora sto qui. Perciò il primo consiglio è, se veramente si vuole fare un investimento in Colombia, pensare che non è corto e pensare che è a largo plazo, perciò quello che devi mettere sul piatto della bilancia è la lontananza con le persone care. A livello economico, ognuno è abituato a vivere nella sua dimensione, no? Perciò poi in base alla dimensione come tu vivi, spendi più, spendi meno. E non mi sento di dire che Colombia sia più economica, e meno essendo un papà di 2 bambine che studiano in un collegio privato. E io a Roma, per esempio, sotto casa ho un collegio pubblico spettacolare con campi da tennis molto bello, è pubblico, totalmente gratis, zero costo. Io qui spendo soldi per poter darle un'istruzione buona alle bambine, cioè è totalmente differente. Io vado all'ospedale in Italia e mi ricevono senza problemi, e qui devo pagare un sicuro medico alto per poter essere atteso nella miglior maniera. Mangiare, a me piace mangiare comunque i gusti nostri italiani, perciò l'olio italiano, il parmigiano, il pecorino, quello e quell'altro. E più o meno le cose da importazione hanno un costo di più, perciò proprio come vita il costo non è, per me non è un discorso economico andare in Colombia, diciamo che è uguale. Di inversione secondo me ci stanno tante possibilità di investimento, però come tutte le possibilità di investimento devi stare lì, è più difficile perché gli impiegati che hai sono colombiani, hanno una cultura differente dalla tua, e credo che la cosa più difficile per maneggiare un progetto in Colombia è proprio la gestione della risorsa umana. Non è facile. Non è facile. No, non è facile. Questo video termina qua. Ringrazio voi tutti per essere rimasti fino alla fine. E ringrazio Angelo per avermi concesso il suo tempo. E gli auguro il meglio per il suo futuro. Come sempre ragazzi, prima di lasciarci, mi raccomando, iscrivetevi, attivate la campanella e lasciatemi un like. E noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Ciao guys!